giorni e due notti consecutive di riunione. Si sono riuniti perché dovevano decidere il nuovo titolo da dare a Don Matteo. Hanno fatto due giorni e due notti di riunione, stamattina mi hanno chiamato, hanno deciso che dopo Don Matteo 9 si chiamerà Don Matteo 10. Io devo dire la verità, io vivo a Roma, però avendo a disposizione televisione, radio, internet, e quest'anno Don Matteo si inizierà a girare l'estate prossima, per cui io l'anno scorso ero impegnatissimo a Spoleto, tra Spoleto e Roma, quest'anno sarò molto più libero, quindi spero di venire presto e molte volte a vedere e tifare per il Messina. Benino! Grazie. Ci racconti la storia di quella puntata che penso che sia stata la più vista dai tifosi del Messina, anche quelli come me che devo dire vedono poco la televisione. No, in realtà nella la sceneggiatura la scrivono degli sceneggiatori. Io tocco la sceneggiatura, perché è un patto che ormai all'inizio prima pensavano che io fossi invadente, poi la mia invadenza in realtà portava la commedia, alcune cose di comicità, adesso ho quasi carta bianca. Bravo! Per cui appena posso ficco in mezzo cose che mi riguardano, cose che fanno piacere a me. Per dire io dentro la fiction nomino molte volte Messina e la squadra del Messina, la nostra cucina, lo sciscotto, appena posso. Messine sia le, Messine sia le, Messine sia le. Stamattina c'era una puntata, una replica, dove io ero ospite di Antonella Clerici, c'era un quiz, cose eccetera, e lei così ha detto: abbiamo qui il maresciallo Cecchini di Gubbio. Io subito: momento, alto. Io lavoro a Gubbio, ma io sono di Messina. Stavo dicendo che mi approfitto della sceneggiatura, appena mi arrivano le sceneggiature nuove, io sfrugulio, prima non le leggo le sceneggiature, anzi spesso c'è la zona del giallo, io non so quando arrestano qualcuno, non so se è vero che il colpevole non è il giallo, non lo capisco quasi, certe volte non lo capisco neanche, però mi interesso della parte commedia, quello che riguarda le cose, e appena vedo l'occasione di poter così nominare, scherzare, a volte voi magari non sapete, io nomino un sacco di volte la persona, l'assassino, il nome e il cognome sono amici miei, io metto il nome e il cognome, poi l'attore è un altro, vabbè, però io mi diverto a scherzare proprio facendo queste così. E da qui è nata l'idea di metterci dentro. Come? E da qui è nata l'idea di mettere dentro Messina Comedy. Messina sempre, c'era un'altra, non era Don Matteo, era una serie, una miniserie, si chiamava mia madre, è complicato quando. No, madre come te, madre una fiction, madre come te. Il regista di Capo d'Orlando, Vittorio Sindoni, che è un altro tifoso a distanza del Messina. Con Vittorio c'era la sceneggiatura, questo era un poliziotto, un commissario di polizia che era di Reggio Calabria. Nella sceneggiatura fa la storia. Allora io ho detto: scusa, perché noi raccontavamo in realtà un fatto vero che era successo a Torino di un calabrese. Senti, ma tanto, siccome è una fiction, ma perché deve essere di Reggio Calabria questo qua? Perché noi facciamo di Messina, abbiamo cambiato totalmente alcune cose, e io, anche perché io lo faccio anche per convenienza mia, perché se io recito e sono spontaneo e naturale, recito in messinese mi viene facile. Se io devo fare il dialetto di un'altra città, devo è finto, e quindi lo faccio per me e lo faccio per voi. Viva Messina! Grazie, grazie, grazie. Prima di liberare.